Ragazzi, ma avete mai preso una nota scolastica? Beh, non so voi, ma io ho tante. Wow, mi ricordo ancora una delle mie prime note. Praticamente ero in prima media e stavo vedendo un film con la professoressa di italiano. A me non mi piaceva proprio, era un film vecchissimo, molto ma molto noioso. Praticamente che faccio? Inizio a sbattere forte sul banco e inizio a cantare il coro della Selenitana. E lì è stata la mia prima nota epica. Poi ricordo che ce n'è stata un'altra in terza media. La sera prima, non so il perché, mi sono iniziato a sentire tutte le canzoni di Andrea Bocelli. E in classe, mentre stavamo facendo dei compiti, mi sono messa a cantare una delle canzoni di Andrea Bocelli. La professoressa non mi aveva sentito perché comunque cantava a bassa voce, ma quel bastardo del mio compagno gli dava fastidio e quel bastardo gliel'ha detta la professoressa e mi ha messo una nota. L'alunno di Meo, che sarei io, Andrea Bocelli in classe. Wow ragazzi, che ricordi. Però bene o male non sono l'unico che ha preso note imbarazzanti. E infatti oggi vi leggerò alcune note molto ma molto divertenti che ho trovato su internet. Prima di iniziare, ovviamente, fatemi sapere anche voi se avete qualche nota imbarazzante. Scrivetelo nei commenti. Ovviamente è inutile dirlo, lasciate un bel pollicione in su, sì, è il pollicione dell'altro video. E iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la piccola campanellina che trovate lì vicino perché è molto importante. E seguitemi su Instagram, alexilbiondo_official. Sul canale Viola perché, bene o male, ogni giorno sono in live. Mi raccomando, trovate il link in descrizione. E nulla. Leggiamo un po' di note imbarazzanti. Ok, iniziamo subito. Per festeggiare la sufficienza in arte. Wow, ragazzi, io in arte prendevo solo 8. L'alunno L.S spara un fumogeno dalla finestra dell'aula. Oddio, madonna, mi immagino alla scena. Luigino, per premio ti metto 6. Ma vai, mio padre mi prende la PlayStation. Aspetta, devo festeggiare in qualche modo. Prende il fumogeno. Sicuramente gli sarà mancata la curva sud. Prossima nota. Oddio ragazzi, questa è bellissima. L'auto della professoressa di storia è bersaglio degli sputi dei F.S. Madonna, ma che stava al poligono? Figlio di bottana. È bruttissima, ma è una cosa che dovrò provare. No, scherzo. Al massimo gli buco le ruote. Ok, questa è una nota di gruppo, le più belle. Allora, l'alunno T, L e B chiudono in bagno la loro compagna di Porella perché è ritenuta dal loro cesso. Ma no, questo è bullismo. Ma io, basta, mi sono scassato le palle. Questo è bullismo! Questo è bullismo! No ragazzi, a parte scherzi, dai, questa è bruttissima, Porella, mamma mia, mi dispiace. Next! Ok, qui abbiamo una nota di classe, molto breve. In classe volano patate e altri ortaggi. Madonna, ma che era il mercato? Signora, i limoni, signora! Ok, questa nota non è che l'ho capita tanto, perché l'alunno M.P sostiene di giustificarsi per lutto familiare. E qui tutto ok, ci sta. Ma risulta che la nonna sia morta almeno 8 volte. Ok, qua le cose sono due: o ha 8 nonne, è una cosa strana, oppure Gesù è sceso in terra e ha fatto un miracolo, oppure semplicemente si è inventato una cazzata di merda. Forse questa è la più credibile. Gli alunni Gamba, come cazzo si chiama? Ragazzi, io spero che questa nota è finta, cioè non è successo veramente, perché questi alunni hanno fatto la gara di resistenza cronometrando chi tiene per più tempo il compasso nelle mutande. Cioè, avete capito che il problema non è quella matita, cioè il pezzo di matita vicino. Il problema è la puntina. Ah!
Madonna, mi immagino tutte le palle bucate. Ultima nota del giorno: il crocifisso dell'aula è stato rovinato. No, ragazzi, ma non si fa. Dai, abbiate un po' di rispetto per la religione. Il Cristo ora porta la maglia della nazionale. Si chiedono severi provvedimenti. Ah, allora mi rimancio quello che ho detto. Questa è una cosa giusta. Ci serve gente per l'europeo. Ok, Gesù Cristo è convocato alla nazionale. Dai che quest'anno lo vinciamo l'europeo. Ragazzi, qui ne ho veramente tante, ma ho deciso di dividerle, così se arriviamo a 250 like vi porto la parte 2. Quindi mi raccomando, spollisciate, ragazzi, dovete bombardare quel tasto dei mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguitemi su Instagram, su TikTok, anche su TikTok, incredibile, _ Alex in biondo, _. E noi ci becchiamo nel prossimo video e mi raccomando, a scuola fate bravi. Ciao ragazzi.